ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. La prima parte del razzo lanciato in Season 4 si trova in questo momento, ragazzi, a Magazzino Muffito. Parti che si potevano trovare dopo il lancio ad acri anarchici, ma soprattutto, ragazzi, dopo il distacco dal razzo stesso. Qualcosina quindi è stata portata qui a magazzino, ma dire che siamo già al primo stadio, ragazzi, forse è un po' presto. Se si continua per di qua e diamo un'occhiata al banco di lavoro del visitatore, ragazzi, troviamo degli oggetti che sono sotto scansione. Piccole parti che, ovviamente, raga, appartengono sempre al bruto. Proprio perché questa skin che sto portando, questo personaggio, il visitatore, ragazzi, sta cercando di costruire questa... Non lo so, ragazzi, cos'è? È una particolare copia di se stesso, più elaborata, versione futuristica, e soprattutto intimidisce molto ma molto di più. Un mix, come abbiamo già detto, tra visitatore e la macchina bruto. Dopo aver dato un'occhiatina, una controllata a ciò che sta succedendo al momento in gioco, ragazzi, ci ritroviamo qui nel menu principale, perché dobbiamo scoprire in questo caso che cosa hanno droppato nel negozio oggetti, come sempre. Raga, ecco qui, questo è lo show. Bandoliera ritorna nel negozio. GG. Ma adesso c'è un'altra votazione? Ok, niente votazione per il momento. Evento finito qui. Allora, partiamo. Anfibio acquatico è rimasto ovviamente nello shop. 2000 V-Bucks con i suoi 4 stili. Poi abbiamo una bellissima skin di 800 V-Bucks. Sto parlando del Ranger ricognitore. Raga, che bella. Molto fashion con questo cappellino al contrario. La skin bandoliera per il momento per me se ne può stare anche lì. 1500 V-Bucks per lei, però andiamo a scrutare un attimino. 360 velocemente su questa skin. Ok, raga, not bad, nessuna maglietta, nessuna resa, e va bene. Abbiamo due emote da 500 V-Bucks. La prima non usciva da 190 giorni circa, eccola qui. Bel ritmo, raga, bel ritmo. Guardalo sto visitatore. La seconda invece è pioggia di fuoco. Con tutti sti missili che produci, con tutti sti bruti che vai a togliere, con tutti i Rifty Beacon che vai a costruire ogni singolo giorno, ci credo che mi fai queste mosse, fratello. Attenzione però, raga, perché vi è un'altra emote da 200 V-Bucks, e sto parlando proprio di via, raga, non usciva dal 29 settembre 2018, ovvero 350 giorni fa, è stata vista per l'ultima volta nello shop. Fantastico, la andiamo a presentare? Sì, vabbè, sta cercando di pescare, raga. Comunque non sembra proprio un'esultazione, devo dirlo. Allora, continuiamo. Predatore della palude, l'abbiamo visto ieri. Una skin con dei capelli che... troppo fonati, ragazzi, c'è troppo vento, non lo so. 800 V-Bucks anche per lei. Operazione segreta, 1500 V-Bucks di skin. Raga, il suo nuovo stile è meraviglioso. E non lo dico tanto per, ma proprio perché lo è, raga. Cioè, guardate, vabbè, tralasciamo il cubo Kevin, ma bella, bella parecchio. Cosa manca, ragazzi? Ghiacciolo, 500 V-Bucks per questo piccone, ascoltiamo subito. Pesantissimo. Mi piace. Ultima controllatina, ragazzi, e come sempre vi ricordo che se volete supportare questi video mattutini potete farlo cliccando qui in basso a destra su supporta un creatore, digitando al centro della schermata il mio codice JKRMartex, tutto attaccato, maiuscolo minuscolo è uguale. L'importante è cliccare su accetta e aggiornarlo ogni 14 giorni. Mancano gli oggetti in evidenza. Una skin da 1200 V-Bucks, ovvero sfaccettata, molto bella con questo cappuccio. Il giubbotto, come dissi la prima volta che uscì, mi piace davvero tantissimo. Sarebbe fighissimo replicarlo in real life. Il backpack così così. Procediamo per la skin da 1500 V-Bucks. Lui fa paura. Attenzione alla Vespa con questa maschera di legno. Dovrebbe essere legno, raga. Bellissima, bellissimo anche il pugnale che sta come backpack. No, ma quello è pugnale, questo è uno spadone, raga. Andiamo avanti, ascoltiamo questo. Ok. E procediamo con il deseplano. Fighissimo, raga, molto figo. Raga, lo shop giornaliero si conclude qui assieme al video. Io spero di avervi tenuto compagnia. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like al video, condividetelo con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo nel prossimo video che riguarderà la sella segreta che uscirà quest'oggi alle 15. Nient'altro, ragazzi, a più tardi. Un salutone da Martex. Sia brothers!